Ciao, bentrovati sul mio canale YouTube. Vediamoci insieme ora questo nuovo video. Allora, per fare questo pane userò una farina di tipo 1 più una manciata di integrale. Userò i licoli che ho rinfrescato più di 2-3 ore fa. Vado diretta, quindi metto nella ciotola della planetaria i licoli, aggiungo l'acqua, ne metterò 300 grammi, quindi un'idratazione superiore al 70. E faccio girare un pochino. E lascio in autolisi 20-30 minuti direttamente così con i licoli. Passato il tempo, finisco di mettere l'acqua e faccio girare un pochino, poi aggiungo anche il sale. L'acqua, vedete, la metto piano piano. Io ne ho usata 300 grammi, ma in base alla farina che usate vi dovete regolare anche un pochino ad occhio, eh? Quindi io ho fatto una idratazione superiore al 70%. Ok, giro ancora sempre con il gancio. Se volete usare la foglia all'inizio, il gancio lo mettete dopo. O addirittura potete usare anche, c'è chi usa sempre la foglia. Bene, eccolo qua, è quasi pronto. Giro ancora. Naturalmente qui ho saltato, altrimenti mi controllo l'impasto e poi lo verso dentro la ciotola dove ho messo un po' d'olio. L'ho oliata. Faccio delle pieghe in ciotola. Farò due giri di pieghe, quindi faccio riposare un pochino l'impasto e le noci naturalmente le metterò dopo quando è lievitato, non avete visto, non le ho messe subito e poi questo lo vediamo dopo e copro e lascio a lievitare 4-5 ore. Ed eccolo qua l'impasto vedete è cresciuto, è ben lievitato. Le noci le ho pulite e preparate, sono soltanto 50 grammi, però questo va a sentimento, se ne volete mettere di più, anche 70 grammi, un pochino di più le potete mettere, eh? Per me 50 grammi vanno benissimo. Allora mi giro l'impasto sul piano di lavoro che ho leggermente infarinato poca farina e adesso farò una laminazione per poter mettere le noci, quindi mi allargo bene l'impasto. In questo modo lo tiro, allargo per benino. Ok, ecco qua. Non ho molto spazio su questo piano, non è larghissimo, però così va bene. Adesso ci metto le noci. Se c'è qualche pezzo ancora che è rimasto un po' grandino, lo schiaccio leggermente con le mani, così spezzettate a mano queste noci, eh? Non serve assolutamente tritarle. Vediamo questi 50 grammi come ci stanno. Scusate un attimo. Ok, ecco qua, le metto tutte e poi questa un po' più grandina la rispezzo, ma si possono mettere comunque tranquillamente i pezzi grandi, perché tanto poi quando tagliamo il pane non c'è problema. Adesso piego. Ecco qua, vedete com'è morbido l'impasto proprio perché è molto idratato. Piego così e poi ancora. Ecco
chiudo ancora al centro, ecco qua. Ok, chiudo così e lo lascio, scusate, lo ripiego ancora, lo arrotondo, poi ci metto una ciotola sopra e lo lascio 30 minuti. Passato il tempo, vedete, si è rilassato, qui ci farò una piega 3 normale. Quindi farò un altro giro di pieghe dopo la laminazione, giusto un giretto così. Ok, chiudo bene. Ah, guardate che bella bolla, bella, sì, quindi vedete sta lievitando benissimo. Purtroppo la devo coprire. Piano piano, senza schiacciarla. E adesso lo lascio ancora una ventina di minuti, 20-30 minuti, valutate voi, prima di fare la formatura. Questo è un pane che farò in giornata. Quindi cottura in serata. I tempi, vabbè, insomma, se volete fare diversamente ve li gestite. Non è che quando si segue una ricetta bisogna per forza rispettare i tempi di chi ha fatto la ricetta. Allora, adesso vado a formare. Ok, quindi mi infarino un po' le mani con semola e procedo. Userò questo cestino, questo un po' più corto dell'altro che uso, ci metto il telo, è lungo, è da 30, un cestino da 30 per 8 di altezza, mi sembra. Poi ne ho un altro un pochino più lungo, da 35, che è un po' più basso. Questo va bene per questa dose che ho fatto, un pochino più piccolo. Allora, piego così, molto morbido, guardate, è morbidissimo. Penso che la seconda lievitazione ci vorrà 2 ore, un paio di ore nemmeno, anche perché l'aria è diventata un pochino più tiepida, quindi non proprio caldo, ma diciamo che si sono alzate le temperature, finalmente, eh. Siamo a fine maggio. Ok, eccolo qua. Ho messo la semola sopra il telo e ce l'ho adagio con la chiusura in alto. Ora lo copro e lo lascio fino a che non lo vedo bello gonfio. A dopo. Allora, sono passate all'incirca un paio d'orette, vedete, si è gonfiato. I tempi sono relativi, come sapete, lo ripeto sempre, quindi imparate a controllare la lievitazione anche ad occhio. Deve essere ancora bello gonfio, non deve collassare, perché se collassa poi non ci cresce più, non ci aumenta più di volume nel forno. Ok. Vediamo se riesco a fare un piccolo taglio perché comunque con le noci non si taglia bene, però facciamo un taglietto. Volendo si può anche tralasciare questo taglio con questo tipo di pane. Nel frattempo ho acceso il forno, solita procedura, 250 gradi, due spruzzi di vapore, quindi o in automatico come farò io oppure con lo spruzzino. Oppure un altro metodo è buttare del ghiaccio prima di infornare per far creare il vapore. La cottura è intorno ai 50-50 minuti a scalare, quindi 250, 230, 220, 200,
fino a 180 e lasciare un pochino spiffero. Ed eccolo qua, una volta freddo l'ho tagliato, è ancora tiepido e io direi che è splendido, no? Che ne dite? Vedete le noci, 50 grammi si vedono. E io direi che va bene così, altrimenti ne mettete un pochino di più. Bene, amici, come al solito vi invito a condividere il video, a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti!